europea con due, insomma, illustri ospiti, naturalmente. L'Europa in questi ultimi anni certo non ha vissuto un periodo facilissimo, poca solidarietà, poca condivisione, poca politica, poca unione politica. A febbraio scorso Eugenio Scalfari, il fondatore del nostro giornale, ha scritto un bellissimo editoriale in cui rilanciava l'idea di un ministro del tesoro unico, un modo per provare a dare una spinta, un impulso al processo di federazione dell'Unione, per provare a raggiungere davvero gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, di tutto questo stasera parliamo proprio con Scalfari, con il Presidente del Consiglio, ma prima c'è il Direttore di Repubblica, Mario Calabresi, che vuole fare un saluto. Buonasera, grazie Claudio. No, io sarò brevissimo. La Repubblica delle Idee ha sempre un'intervista con il Presidente del Consiglio. È una tradizione per fare il punto su dov'è il paese, dove sta andando. Però abbiamo pensato che quest'anno, per i 40 anni di Repubblica, e visti molto, appunto, come dicevi tu, i temi europei, valesse la pena fare qualcosa di diverso e anziché la tradizionale intervista abbiamo pensato a questo incontro tra Eugenio Scalfari, tra il fondatore di Repubblica e Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, per mettere a confronto due punti di vista che in questi anni spesso sono stati molto lontani, hanno duellato, ma che altre volte sui temi, invece, per esempio sul tema del Il ministro ministro unico. unico dell'economia europeo, si sono trovati d'accordo. E penso che questa sia, e mi sembra che la partecipazione di pubblico lo sottolinei, un'occasione per ascoltare un dibattito diverso. Buona serata a tutti. Allora facciamo entrare il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nonché segretario del Partito Democratico. Buonasera. E Eugenio Scalfari. Direttore, mi pare che in sala qualcuno ti abbia riconosciuto. Grazie. Eccoci. Allora, partiamo proprio da, se il Presidente del Consiglio lo permette, anzi lo consente, no? Era quello di prima. Anzi, posso dirlo? Facciamo da Repubblica un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi per la situazione che sta vivendo personale e credo che sia un gesto molto bello da fare proprio da qui. Bocca al lupo al Presidente Berlusconi. Partiamo, direttore, partiamo da quel editoriale che hai fatto a febbraio, dall'idea del ministro del Tesoro unico. Serve ancora? Sì, allora anch'io voglio mandare un pensiero a Berlusconi, che è stato poi il mio avversario politico dal 94 in poi, con tutto quello che ha comportato di pubblico e di privato. Però mi associo a quello che ha detto Renzi, perché non possiamo che fargli gli auguri di guarigione, poi farà lui quel che vuole. Adesso mi pongo un problema. Noi ci diamo del tu o ci diamo del lei?
perché dipende da lei, direttore. Io no, perché noi ci diamo del tu. Per telefono mi ha autorizzato il tu. Beh, anche di persona, ma qui che vogliamo fare? No, è un problema non da poco, il tu è una cosa e lei è un'altra. Io do un suggerimento, io do del lei a tutte e due, sì. E voi vi date del tu. Sì, poi uno ci dà del voi e è fatta. Cioè. Va bene. Facciamo un ballottaggio tra lei e il tu, no? Va bene. Allora, c'è questa domanda. Sul ministro del tesoro. Sul ministro del tesoro. Dunque, sul ministro del tesoro unico e dell'eurozona, perché se no non avrebbe alcun senso, io raccolsi una proposta di Mario Draghi e la rilanciai due o tre volte sul giornale. A un certo punto Matteo la fece propria e la cosa mi colpì molto, perché lui disse sì, ci vuole il ministro del tesoro unico, anzi lui lo chiamava ministro delle finanze, ma aveva gli stessi compiti, e che fa nell'eurozona la politica economica dell'eurozona. Naturalmente questo significa che i ministri del tesoro dei singoli paesi fanno un passetto indietro, perché diventano ministri del tesoro dei loro paesi, ma non dell'eurozona. Allora, quando lui disse sì, sarei d'accordo, lo disse pubblicamente, io non mi aspettavo che lui andasse oltre questo sì verbale, perché lui stilò un certo giorno, dopo due o tre giorni dal sì pubblico, tu diffondesti un documento. Questo documento era scritto in inglese, perché tra le varie lingue della comunità tu avevi scelto l'inglese, che è quella un po' lingua franca, diciamo, oltre che ufficiale, e quindi in inglese, dove dava tutti i poteri di questo ministro, descriveva il tutto, descriveva però anche il rafforzamento generale dell'Europa, di cui questo era, se non sbaglio, era diviso in tre numeri il documento, questo era il numero 3, direi, cioè l'ultimo numero era questo, ma era anche questo molto dettagliato, eccetera. Allora lui diffuse questo documento in tutta la comunità, a tutte le autorità importanti della comunità e dell'Eurozona in particolare. Ditemi voi se non è diventato scalfariano, ho pensato io. In realtà aveva acquisito una visione dell'Europa che poi ha mantenuto. L'ha mantenuta fino a un certo punto, adesso questo è il punto che ce ne sono tanti di punti di cui parlare, ma questo è connesso in qualche modo. Cioè, dopo tutto quel popò di roba che è accaduto in Belgio, in Francia, eccetera, io ho pensato che fosse necessaria una polizia federale, come c'è negli Stati Uniti, c'è l'FBI negli Stati Uniti. E poi dopo ci sono le polizie locali, ma quando un reato o una situazione viene giudicata federale, interviene l'FBI, e l'FBI comporta, direi, un capo dell'FBI che potrebbe perfino avere il titolo di ministro dell'interno della comunità. Allora sarebbero due i ministri dell'interno, uno del tesoro, l'altro dell'interno. Però può anche non esserci, può essere il capo della Polizia Federale, ma la Polizia Federale a me sembra
indispensabile, perché se no questi fanno, si scambiano le informazioni ma tra due o tre e tengono fuori gli altri, oppure le loro polizie, insomma non funziona. Ci vuole una polizia federale, ecco. Allora, la domanda che ti faccio è questa. Saresti d'accordo per una polizia federale? Buonasera intanto, buonasera a tutti, buonasera al fondatore, direttore, buonasera a Mario Calabresi che ci ha appena salutato, a Claudio Tito, a tutti voi. Saresti d'accordo sulla polizia federale? Io credo negli Stati Uniti d'Europa, Eugenio. Ma il punto chiave è la tempistica di questo percorso e i passaggi successivi. Tu hai ricordato giustamente che noi abbiamo presentato un documento. L'abbia scritto in inglese dopo, cioè tranquilli, conoscendo il mio inglese, l'abbia scritto in italiano, poi qualcuno ha tradotto, non vorrei che vi fosse venuto un... era scritto bene in inglese, anche perché ci aveva lavorato il team di Paduan, che... Ma battute a parte, noi abbiamo preso terribilmente sul serio la crisi che l'Europa ha e abbiamo rilanciato una serie di proposte, questa alla quale tu hai fatto riferimento. È certo che sarebbe interessante avere un sistema di interni e difesa sempre più forte e unito, ma io sono molto pessimista su questo. E tu mi insegni che dal 1954 l'Europa ha sempre sprecato le occasioni di creare politiche di difesa e di sicurezza comune. Allora, dove sta la proposta dell'Italia? La dico in un minuto netta. Noi dopo tanti anni abbiamo chiuso, c'è ancora il referendum costituzionale che mi permette di non dirmi scalfariano, avendo sul punto opinioni diametralmente diverse, c'è ancora il referendum costituzionale che chiuderà il percorso delle riforme. Quindi noi in Europa smettiamo di andare lì dove ci dicono ma voi non avete riformato il lavoro, non avete riformato la pubblica amministrazione, non avete un sistema elettorale che garantisca l'alternanza, non avete fatto le riforme istituzionali. Noi questo pacchetto possiamo guardare negli occhi i nostri colleghi europei e dire la nostra parte l'abbiamo fatta. Adesso il dramma è che l'Europa deve cambiare se stessa. Il documento economico sulle linee guida di futuro della politica europea e dell'organizzazione istituzionale europea, quindi il ministro che noi definiamo delle finanze, ma ci siamo capiti, sì. Quella roba lì c'è, da parte nostra, c'è la nostra proposta. Sulla sicurezza e la difesa, prima di ragionare di FBI europea, sapendo che oggi alcuni paesi rifiutano anche di mettere in comune le banche dati, perché di fatto è questo, noi facciamo una proposta un pochino più complessa e articolata, se vuoi, e forse, non lo so, più concreta per altri aspetti. Noi diciamo, sulla sicurezza, prima che partire dalle istituzioni, ministro dell'interno, FBI, partiamo dalle politiche. E qual è la nostra proposta? E ho finito. Noi diciamo l'Europa è in crisi dall'interno. Non è vero che c'è una minaccia esterna, c'è anche una minaccia esterna. Ma i terroristi che hanno disintegrato le speranze dell'Europa a Parigi e a Bruxelles non venivano dalla Siria, avevano contatti con la Siria, ma erano nati nel cuore delle periferie urbane di Parigi, di Bruxelles, di Londra, delle capitali europee. E allora, la proposta italiana, della quale dovremmo essere orgogliosi tutti, prima che arrivare agli aspetti istituzionali, che pure in prospettiva sono interessanti, è quella di dire, per ogni euro investito in sicurezza, investiamo un euro in cultura. Mi guardano in Europa come se fossi matto. Ma io penso che sia fondamentale dire che se vogliamo davvero avere una politica di sicurezza comune, dobbiamo smettere di pensare soltanto alle frontiere esterne, dobbiamo fare gli scambi di dati, ma dobbiamo anche investire sulle nostre periferie. Una scuola in periferia è importante almeno quanto una camionetta dell'esercito nelle nostre strade. Un asilo nido è importante almeno
quanto un'istituzione. Un teatro riaperto in periferia è un presidio. E allora, è interessante l'aspetto istituzionale, ma quello che manca, secondo me, oggi è la consapevolezza dei leader che l'Europa è in crisi. E da questo punto di vista si apre un anno fantastico, perché noi abbiamo 25 marzo 2017, Eugenio Scalfari ce lo può spiegare meglio di me, i 60 anni del Trattato di Roma, dei Trattati di Roma. Sarà un grandissimo momento internazionale. Con la presidenza maltese ospiteremo tutti i leader in Italia, a Roma, per rilanciare l'azione. Poi vediamo come va a finire Brexit, che è un tema importante. Avremo il G7 in Italia, a Taormina, a maggio, con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Io spero che sarà la nuova presidente degli Stati Uniti, ma questa è una mia opinione personale. Accoglieremo chiunque e potremo rilanciare sul piano internazionale. Dunque sì sul medio periodo alla proposta istituzionale, ma nell'immediato investimento sulle politiche. La sicurezza europea passa dallo scambio di informazioni, ma anche da una diversa politica, che per me è anche, tra l'altro, la cosa più di sinistra che può fare l'Italia in Europa. Io vorrei chiedere a tutti e due a questo punto, chi è, secondo voi, che davvero blocca questo processo? Perché se l'Italia ha presentato questa proposta, non mi pare che abbia riscosso tantissimi applausi in Europa, chi è che davvero la blocca? La Germania, la Francia, considerando che tra 10 giorni ci sarà un appuntamento probabilmente decisivo per le sorti europee, che è il referendum sulla permanenza o meno della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Sì. Direttore. In realtà noi oggi abbiamo un appuntamento che ci coinvolge tutti, dal Presidente del Consiglio a ciascuno di noi, ed è il cosiddetto Brexit inglese. Ci coinvolge tutti perché l'uscita, purtroppo abbastanza probabile, dell'Inghilterra, del Regno Unito, della Gran Bretagna, non sai più come chiamarli questi, ma comunque votano contro e quindi escono. Allora, se escono, le ripercussioni sono politicamente immediate, anche se tecnicamente credo che loro debbano impiegare addirittura 4 anni per smontare tutto quello che hanno legificato in base alle regole europee. Quindi, però, questo, politicamente sono fuori. E a questo punto il protagonista diventa la Germania, da un lato, e l'Italia. Questo, la cosa che è più interessante di tutte, e credo che Renzi la veda con molta lucidità, perché è più che visibile, il momento che l'Inghilterra esce dall'Europa, la potenza egemone sulla quale arrivano anche gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti hanno sempre avuto un punto di riferimento o due, e adesso avevano tradizionalmente quello inglese e anche quello tedesco. Recentissimamente hanno cominciato a parlare anche con lui. È un fatto recente, non perché Berlusconi non ci parlasse, ma erano scene abbastanza singolari. Si parlava con quello di prima. Ecco, vabbè, ma insomma, sì, parlavano anche prima, ma insomma, gli Stati Uniti hanno dei punti di riferimento mondiali. Allora, in Europa, il momento che viene meno contro il parere degli Stati Uniti, contro l'adesione inglese, la Germania diventa inevitabilmente il punto di riferimento. Allora, che fa la Germania? Perché la Germania
Tra l'altro ha il voto tra alcuni mesi. E la Merkel, non dico che fa la politica dell'Austria, ma qualche cosa che un po' gli somiglia, perché deve tener conto che le banche inglesi, adesso sta andando giù la borsa di tutto il mondo in questi ultimi due giorni a causa del Brexit. E dove vanno questi che vendono? Cosa comprano? Lo sapete cosa comprano? Comprano titoli tedeschi di Stato, di modo che il prezzo di quei titoli sale e il rendimento cade. Questo. Allora, la Germania si trova in una condizione molto singolare, nella quale, secondo me, ma forse pure secondo te, adesso ce lo dirai, l'Italia può diventare l'interlocutore numero uno, perché è uno dei tre paesi che hanno firmato i trattati, è uno dei cinque paesi fondatori. La Francia si trova in condizioni pessime, molto peggiori delle nostre. I paesi, la Polonia, tutta quella schiera lì, quando vede che l'Inghilterra esce, la tentazione di uscire anche loro sarà enorme. Quindi a questo punto la Germania deve avere al tempo stesso un alleato numero uno e un interlocutore critico numero uno, perché la Germania non può continuare a fare la politica del rigore in quel modo, non la può. Ecco, quindi, e l'interlocutore dovrebbe essere l'Italia. Secondo me sì. La lettura del direttore è molto interessante, ci sono alcune cose che mi convincono molto, altre su cui potremmo stare a discutere a lungo. Il punto centrale è che effettivamente per l'Italia si apre una stagione molto interessante. Non so come vada a finire Brexit, ho meno certezze del direttore sul fatto che vada male, nel senso che non possiamo saperlo ancora perché i sondaggi inglesi sono, secondo me, meno attendibili di quelli italiani. E già questo. È tutto dire. Quindi, sì, storicamente è così, no? È chiaro che tutti speriamo che vada bene. Ed è evidente. Poi io c'ho una lettura mia, mi contestano un po' per questo. Io dico, spero che vada bene, come ha detto Scalfari. Se va male, nell'immediato sarà un problema di turbulenze finanziarie, che già sono iniziate. Sarà, secondo me, un disastro per gli inglesi. Secondo me è un autogol pazzesco, questo mi fa pensare che gli inglesi siano molto più saggi di quello che alcuni sondaggisti dicono, ma sul medio-lungo periodo per l'Italia e per l'Europa non sarà un dramma. Quindi io non ho una visione apocalittica dell'eventuale uscita, credo che sarebbe un clamoroso errore per tutti e soprattutto per gli inglesi. Però prendo il punto che riguarda noi, quali sono le questioni sulle quali sono molto d'accordo? Io credo che in questi anni la Germania sia stata assolutamente il paese leader, nettamente. Sarebbe interessante, non sono io in grado di farlo con la stessa chiarezza con cui hanno fatto alcuni commentatori di Repubblica, non solo il fondatore, un'analisi storica di questi 10 anni. La Merkel è al potere dal 2005. Si avvia nel settembre del 2017 a ricandidarsi, è ragionevolmente nettamente in testa nei sondaggi, c'è una crisi terribile della socialdemocrazia tedesca, al punto che non pare emergere un'alternativa credibile alla cancelliera,
Dunque la Germania ha una forza impressionante. A me piacerebbe discutere con voi una volta, non in questa sede, del fatto che se la Germania ha delle performance così forti è perché c'è stato un governo, il governo di Gerhard Schröder, che ha avuto il coraggio di fare le riforme all'inizio degli anni 2000, a partire dalla riforma del mercato del lavoro, perché l'hanno fatta in quegli anni lì, quando c'era Schröder al governo, e l'hanno fatta senza rispettare i vincoli europei, compreso il 3%, non dico il fiscal compact di oggi che ci porta il prossimo anno ad avere l'1,8 di deficit, loro non hanno rispettato il 3%, chiesero l'autorizzazione e, ironia della sorte, la presidenza di turno era italiana, per cui l'autorizzazione ai tedeschi a non rispettare i limiti fu firmata Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti. Una roba che sembra da mettere... impressionante, è così. Sarebbe interessantissimo discuterne. Il punto è che la Germania è leader, oggi. Dai, è inutile fare discorsi. Aggiungo, in questi due anni, via via che le riforme andavano avanti, le riforme erano tutte le volte che andava in porto una riforma, era un elemento di credibilità maggiore, secondo me importante per l'Italia nel paese, ma era un elemento di credibilità maggiore a livello europeo. Io la prima volta che ho posto il tema flessibilità, cioè in cui io mi sono permesso di dire in un Consiglio europeo la vostra linea politica economica, cara Angela, è sbagliata, detto così anche in questo caso in italiano col traduttore, tranquilli, è stato al vertice di Ypres. Era il giugno 2014. Siccome si volle fare un vertice straordinario, o meglio, la prima giornata nei luoghi del centenario della guerra mondiale, ci riunimmo ad Ypres e nella discussione in questa ex chiesa io ricordo di essere stato solo come un cane. Non voglio utilizzare termini giuridici, solo come un cane. Direttore, per ottenere soltanto nel testo la parola flessibilità, ma per ottenerla nel documento finale. Perché anche solo dire la parola flessibilità nel giugno 2014 era un'eresia, era un insulto secondo il criterio tedesco. Pensate a quanto strada abbiamo fatto in questi due anni. Perlomeno adesso sembra riconoscersi un'alternativa. E che è l'alternativa che noi come Italia stiamo portando avanti, l'ho sempre detto a Hollande, mi piacerebbe un po' più coraggio da parte della Francia su questi temi. Considerate che allora non c'era ancora Tsipras, che portò poi una ventata di sinistra nella discussione, non c'era ancora la situazione spagnola di oggi, cioè c'era una situazione un po' diversa, ma veramente l'unico che prese la parola alla fine per darmi una moto di solidarietà fu il valoroso compagno Joseph Muscat, primo ministro di Malta. Però no, voi che ridete, meno male che Muscat c'è, come si dice in questi casi. Ora, la conclusione, che l'ho fatta troppo lunga rispetto alla riflessione del direttore Scalfari. Io credo che la Germania abbia bisogno di non essere lasciata egemone in Europa, perché se no fa del male all'Europa, a se stessa. Sulla linea di politica economica, l'amministrazione Obama è sempre stata al nostro fianco. Anzi, io ricordo il G20 in Australia a novembre del 14, in cui il presidente Obama intervenne a sostegno dell'Italia, della posizione italiana, non del paese, perché io allora parlavo di crescita contro l'austerity. Però o noi la scardiniamo dall'interno, l'Europa, facendo una serie di proposte, e su questo lasciatemi dire grazie alla squadra italiana che lavora in Europa, mi dicono spesso che io non ho squadra, meno male che possiamo contare sull'aiuto di Piercarlo Paduan, che è un ministro straordinario e a cui va la mia gratitudine, di Carlo Calenda, del gruppo economico di Tommaso Nannicini, degli ambasciatori, ovviamente di Paolo Gentiloni, che svolge un ruolo con saggezza e intelligenza veramente apprezzabile. Abbiamo una bella squadra, che se ne dica. La vera questione adesso è riuscire, se ce la facciamo, a utilizzare il 2017 come l'occasione per farli uscire dall'ideologia dell'austerity e farli concretamente apprezzare un cambio di politica economica. E finisco. Quali sono le tappe? Così io dico le
le tappe del nostro impegno. Noi abbiamo il 30 agosto il bilaterale con la Germania. Lo facciamo sull'economia e sulla linea investimenti manifattura 4.0, su cui loro ci insegnano molto. Lo facciamo in un luogo simbolico, Maranello. Voi sapete che una larga parte dell'industria automobilistica tedesca ha come indotto il nord-est italiano. Quindi io sono perché vadano avanti le grandi industrie tedesche. Una larga parte dei fornitori sono italiani. Però il punto centrale è che noi abbiamo anche qualcosa da offrire, a partire dalla Ferrari, da Fiat Chrysler e anche dalle straordinarie aziende dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia. Poi, per noi l'appuntamento chiave sarà ovviamente il referendum di ottobre. A quel punto l'appuntamento decisivo diventa il 25 marzo del 2017. Ce la giochiamo in 6 mesi. Se in questi 6 mesi l'Italia riesce ad essere autorevole e credibile, come lo è stata fino ad oggi, ma anche se volete un po' di più, io penso che la riflessione che fa il direttore, che ha fatto nell'ultimo editoriale di domenica scorsa, sul rapporto Italia-Germania, possa essere interessante, anche perché abbiamo la Francia che va a elezioni. E non so qual è la tua valutazione, io credo che le elezioni in Francia dipenderanno naturalmente da chi sarà il candidato della destra, se sarà Sarkozy o se sarà Alain Juppé, faranno le primarie all'italiana, tra l'altro, copiando il nostro modello, quindi è interessante. Poi c'è la Le Pen, vanno capiti dunque i populisti come andranno, ma noi dall'agosto del 2016 al marzo del 2017 ci giochiamo la capacità italiana di essere, la dico con un'espressione cinematografica, capaci di fare il sorpasso, non sulla Germania, ma il sorpasso su un modello totalmente sbagliato, perché l'austerity ha combinato dei danni in Italia e in Europa che sono pazzeschi. Una cosa è il rigore di bilancio, ma se noi, e chiudo davvero su questo, un numero per essere concreto, per non fare discorsi astratti, 2006-2007, governi di centrosinistra, noi, ma anche se volete i governi di Berlusconi precedenti, noi spendiamo all'anno 40 miliardi di investimenti pubblici, opere che vanno a gara, 40 miliardi in un anno. Nel 2012-13, governi Monti-Letta, il momento in cui è più forte l'austerity in Europa, i 40 miliardi diventano 20 miliardi l'anno. Cioè i governi Monti e Letta, 12 e 13, insieme hanno fatto 40 miliardi in 2 anni. Tu hai dimezzato gli investimenti, non importa essere keynesiani per capire che se passi da 40 a 20 miliardi, è chiaro che l'1% di PIL, più dell'1% se ne va in questo modo. Il nostro lavoro nel 14 e 15 è stato riportare 58 miliardi di euro nel biennio, quindi 29 miliardi l'anno, però ancora non è sufficiente. Quindi in questi 6 mesi ci giochiamo il cambio di paradigma, più investimenti e meno austerity. Ma è sufficiente la crisi economica a spiegare l'avanzata, alcune volte anche prepotente, dei movimenti populisti e soprattutto anti-europeisti? Succede in Italia, il referendum della Gran Bretagna ne è una dimostrazione, ma in realtà il sentimento, diciamo, anti-Bruxelles è forte anche in Germania, in Francia non ne parliamo. Basta la crisi economica a spiegare la crescita di questi movimenti, direttore? Beh, questo è difficile dirlo, perché che ci sia questa tendenza a contestare l'Europa, ma a contestare tutto, insomma. Noi, per fortuna, qui abbiamo il capo della Lega attuale, Salvini, che adesso un giornalista non si deve permettere apprezzamenti, ma insomma non becca palla Salvini. In realtà e qui bisogna domandarselo come mai, becca palla i 5 Stelle. E
non so se poi avremo il tempo di parlare un momento di quello che succede nei comuni, ma, e per forza. Ecco, ma adesso però devo dire che i 5 Stelle, insomma, in alcuni comuni sono abbastanza forti. A Roma sono forti, a Torino sono forti e insomma possono. Cosa sono i 5 Stelle? Adesso che poi Grillo ha fatto il passo di lato, Casalegno, poveraccio, è morto, e va bene. Cosa sono i 5 Stelle? Secondo me i 5 Stelle sono l'aspetto, non dico positivo, ma degli indifferenti, degli astenuti. Cioè c'è una massa crescente di astenuti e poi c'è una massa notevole di 5 Stelle che è come fossero astenuti che vanno a votare. Ma è la stessa cosa. È la stessa cosa. Nel senso che il loro voto poi non viene utilizzato. Come? Nel senso che il loro voto poi alla fine non viene utilizzato. No, il loro punto, se tu glielo domandi, loro rispondono con molta proprietà di linguaggio. Ti dicono no, ma noi vogliamo semplicemente smontare quello che c'è. E poi faremo il programma, man mano che smontiamo quello che c'è, faremo quello che vogliamo fare. Gli astenuti fanno la stessa cosa. Gli astenuti, non quelli fisiologici, c'è sempre stato una percentuale di astenuti, ma insomma, adesso ho visto una cifra che mi ha un po' stupito, ma la dico perché, ecco, quando diventò, concorse a diventare sindaco, Veltroni prese 900.000 voti. Il Salvini di oggi, il candidato nostro del PD di Giachetti. Oggi, ecco, ne ha presi 300.000. Da 900.000 a 300.000. Quindi c'è questo disinteresse, questa caduta, la quale è, adesso però non mi inoltro qui perché la farei troppo lunga, è un affare addirittura epocale, epocale. I giovani hanno un altro linguaggio. I giovani girano nell'orecchio la musica. Gli piace la civiltà delle immagini, la civiltà della musica. Parlano attraverso il Twitter, cioè usano parole di poche battute. Il linguaggio, questa è l'indifferenza più Grillo, questo è il pericolo, questo è un pericolo serio, perché è un pericolo epocale. Ecco. Questo tema ovviamente è un tema di grandissimo rilievo, una velocissima prima parte sul populismo in Europa e poi immagino di non poter scappare alla domanda italiana. Sto guardando il tempo se riesco a scadere prima del, ma non credo. Vabbè. Rischia qualche sgambetto nel frattempo, se vuole correre via. Populismo e Europa, credo che sia un tema affascinante per chi ama la politica. Io sono uno di quelli che dice dobbiamo ridurre il numero dei politici, però sono anche uno di quelli che dice che la politica è una cosa meravigliosa. Io amo la politica e quindi di conseguenza questa riflessione mi piace tanto, mi piacerebbe tanto poterla fare in modo approfondito. Non la posso fare in modo approfondito, allora anch'io in modo sintetico. Primo punto, c'è un grandissimo tema di bisogno di un'Europa che funzioni, che poi è la prima parte del ragionamento che abbiamo cercato di fare stasera. Sì.
una parte dei populisti anti-Bruxelles vogliono scassare Bruxelles perché l'Europa non funziona. E se l'Europa funzionasse, crederebbero nel grande disegno unitario ideale dell'Europa che ci ha dato 70 anni di pace. L'Europa che non funziona significa tantissime cose. Faccio un esempio, non è uscito quasi da nessuna parte. Il trattato, diciamo, gli accordi di Lisbona prevedono che gli investimenti esteri e il commercio siano di competenza europea e che quindi la Commissione possa legiferare. Ma tutti gli Stati membri rivendicano a sé questo spazio di azione. Nel recente accordo con il Canada, l'Italia, unico paese, unico su 28, ha chiamato in causa la Commissione, dicendo no, questo è un problema che riguarda la Commissione, e ha consentito a Juncker, che ci ha ringraziato, di poter legiferare come Commissione a livello di europeo, a livello istituzionale europeo, e non con i singoli parlamenti. Cioè un tratto di sovranità, noi siamo disponibili a darlo anche adesso, senza nemmeno attendere il ministro del tesoro di domani o il ministro dell'interno di dopodomani. Ma l'Europa deve funzionare, perché l'Europa ha due sedi di uno stesso Parlamento, noi abbiamo il problema di due rami del Parlamento a Roma, la stessa sede. Questi hanno due sedi, peraltro nei trattati, sanciti dai trattati, hanno dei costi che troppo spesso sono troppo alti e talvolta danno l'impressione di occuparsi tanto di finanza, di banche e non di disoccupazione. Ma è possibile che i discorsi più belli sull'Europa di questi ultimi tre mesi li abbiano fatti un cittadino argentino che si chiama Papa Francesco e un cittadino americano che si chiama Barack Obama? Ma vi sembra normale che cos'è l'Europa ce lo devono spiegare loro che non sono europei ma che ci insegnano quale deve essere la linea dell'Europa? Insomma, sarebbe affascinante entrare nel merito di questa discussione e chiamare tutto il grande tema dei muri che vengono su. Scusate, ma quando i paesi dell'Est, che l'Europa ha salvato dalla crisi, che ha portato a bordo del grande sogno europeo, che ha, allargando l'Europa, forse persino un po' troppo o un po' troppo poco, non so valutare, non so dare una risposta. Oggi quei paesi europei sono quei paesi che tirano sui muri, loro, per i quali, per andare a battere i muri, abbiamo rischiato classi dirigenti intere. Oggi ci sono dei paesi che si permettono di dare lezioni di morale a noi sull'accoglienza e l'immigrazione e dicono, ah, ma cosa state voi a fare? Ignorando che i grandi valori italiani, ai quali non rinunciamo, sono sì la linea strategica, il Migration Compact, andare a investire in Africa, ma se c'è un bambino che sta morendo in mare, se c'è una mamma che rischia di non fare il figlio perché sta affogando, i valori dell'Europa e dell'Italia sono quelli di andare a salvare queste persone e a dare loro un futuro. E non me ne importa niente di che cosa pensano i paesi che vengono dall'est Europa che ci fanno la lezione su questo. Il populismo è anche non avere valori, non avere ideali, non avere più un minimo di umanità. Allora, sarebbe interessantissimo affrontare questo argomento e quello che sta facendo l'Italia. Aiutiamoli a casa loro, dice Salvini, la cui tua sintesi su Salvini è stata, diciamo, efficace. Diciamola così. Salvini dice aiutiamoli a casa loro, ma vuol dire andare a fare cooperazione internazionale in Africa. Vuol dire andare a fare investimenti e su questo c'è un deficit di politica italiana. Ma vi sembra normale che io sia stato il primo, io sono il Presidente del Consiglio numero 27, il governo numero 63. Cioè l'Italia in 70 anni 63 governi. Oh, ma il nostro in 63 è il primo governo il cui premier scende sotto il Sahara. Io ho fatto 3 viaggi in Africa, istituzionali, 3 missioni, e sono stato il primo a andare sotto il Sahara. Perché l'Italia ha il compito storico di richiamare l'Europa a un diverso rapporto con l'Africa. Aiutarli a casa loro significa fare cooperazione internazionale con l'Africa, non portare i diamanti in Tanzania come hanno fatto i predecessori di quel signore in camicia verde di cui parli tu, che ci viene a dare lezioni sull'aiutiamo a casa loro e poi dovrebbe vergognarsi di quello che ha fatto la Lega in quegli anni. Ma lasciamo stare. Tutta questa discussione sul populismo sarebbe reticente da parte mia se non spendessi una parola sulla situazione attuale. Io ho una visione un po' diversa
sul 5 Stelle oggi. Nel senso che se devo guardare, sapete che mi sono permesso di dire che secondo me, direttore, la lettura nazionale dei dati locali è profondamente sbagliata. Tu lo dici, ah, lo fai perché sei andato male a Roma e a Napoli. E non solo. Ma secondo me è proprio così. Faccio sempre lo stesso esempio. Se a Bologna prendi il 40% e a Rimini 100 km più là ne prendi quasi il 60%, è evidente che c'è un problema sul territorio. Non è un problema di PD nazionale. Poi il PD nazionale c'ha un sacco di problemi. Figuriamoci se ci facciamo mancare i problemi come PD nazionale. Ci pagano per questo. Ma, no, chi applaude? Fermo lì lei. Il punto è che la lettura di politica nazionale su fatti locali, secondo me, non torna. Noi stravinciamo a Rimini, a Cagliari e a Salerno e non andiamo al ballottaggio a Cosenza, oltre che a Napoli o a Latina. Però nella provincia di Napoli su 8 comuni ne vinciamo 7. Il problema è che l'altro è Napoli. Non è, avrei fatto volentieri a cambio, diciamo. Allora, la lettura nazionale non si può fare, si può tentare un giudizio su 5 Stelle. Io trovo che 5 Stelle sia un partito che nasce oggettivamente antieuropeo. È di oggi il video in cui la candidata sindaco di questa città promuove i banchetti per l'uscita dall'euro. No, non l'ha fatto oggi, l'ha fatto in passato. È un video che è uscito oggi, l'ho visto, mi pare, sull'Huffington Post. È evidente dunque, direttore, che noi abbiamo un grande problema di un 5 Stelle che è contro l'idea europea per come la conosciamo noi. Noi vogliamo fare i seminari a Ventotene, e ne hai scritto, noi vogliamo richiamare quell'ideale e portare i giovani di tutto il Mediterraneo, non soltanto d'Europa, a formarsi a Ventotene. Abbiamo messo i soldi con Zingaretti e Franceschini per recuperare il carcere e per dare lì un luogo di formazione e educazione europea, perché secondo noi è l'ideale europeo che va forgiato nelle nuove generazioni. Loro propongono il baratto e l'uscita dall'euro, una cosa un po' diversa. Però, uno, se anche provo a mettere insieme i voti nazionali, ti dico che in questo momento, ove ci fosse un ballottaggio a livello nazionale, quindi traslando i voti a livello nazionale, sarebbe tra PD e centrodestra. Perché 5 Stelle è andato bene a Roma e voi siete giustamente sensibili, come tutti dobbiamo essere sensibili, alla capitale, in particolar modo i romani. Tu dici che è andato bene a Torino? Sì, la distanza tra l'Appendino e Fassino è maggiore di quella tra Giachetti e la Raggi. Quindi sono dati, poi basta. Hanno Carbonia, che è importante, ma Carbonia, la terza città. E dove governano le 5 Stelle, 17 comuni, in 3 hanno espulso il sindaco, 3 su 17. Nella metà hanno problemi di indagini giudiziarie. La percentuale di problemi dentro i governi 5 Stelle è notevole. Tuttavia, le elezioni amministrative riguardano il futuro delle città. Cioè, se a Roma vince Virginia Raggi, perché ormai la partita è tra Raggi e Giachetti, poi chiudo sulla frase sui numeri che mi ha fatto molto, molto, molto colpito il raffronto tra i numeri di Veltroni e i numeri di quest'anno. Ma se vince Virginia Raggi, accadono delle cose a Roma. Noi saremmo molto leali con chiunque vincerà come governo. Ma è un problema dei romani se si dice di no alle Olimpiadi, si dice di no alla linea C della metropolitana, se si dice che sull'ATAC non vanno tolti i dirigenti come ha proposto Rettighieri. Non è un problema di governo nazionale, perché noi rispettiamo le valutazioni dei sindaci. Se Roma vuole entrare in una fase in cui la metropolitana non si completa, secondo me è un errore. Perché noi abbiamo in Italia meno chilometri di metropolitana di Madrid, della città di Madrid.
Mettete insieme tutte le metropolitane italiane e sono meno dei chilometri di Madrid. È evidente che abbiamo un deficit, che vanno fatti più chilometri di metropolitana perché vuol dire un trasporto pubblico, perché vuol dire la riduzione del traffico, la riduzione delle emissioni. Ma se il disegno strategico è dire di no a tutto quasi, io che ci posso fare? Il voto su Roma, che se ne dica, è un voto che riguarda i cittadini romani e deciderà i prossimi 5 anni di questa città. Punto. Non c'è altro. Poi c'è il giudizio politico sul PD, che comunque avrà tutte le sue fasi interne e che non dipende da come va a finire Roma. Io so soltanto che l'Italia che dice soltanto no, sono gli stessi che l'Expo doveva non essere fatto. Ti ricordi quando Beppe Grillo andò all'Expo e disse qui non si farà niente? Noi, grazie non a me, grazie a Raffaele Cantone, a Beppe Sala e alle persone che ci hanno creduto, abbiamo fatto l'Expo, 21 milioni di visitatori, e chi ci è andato ha detto che bello l'Italia che fa qualcosa dove a livello internazionale la gente è contenta di dire viva l'Italia e non è soltanto a lamentarsi. Perché io alla fine quelli che si lamentano e basta non li sopporto più. Dico, se volete fare una grande dotta analisi sul populismo europeo di 5 Stelle, non può essere basata sul voto amministrativo. Il voto amministrativo, la città è vostra, fatene quello che credete. Se volete affidare la città a chi dice no, votate chi volete voi. Rispetto a Roberto Giachetti, però, il punto vero è che noi abbiamo oggettivamente un aumento dell'astensionismo. È oggettivo. Cioè, la gente vota meno di prima, sempre più della media europea, sempre più della media mondiale, non ne parliamo, pensa agli americani, però c'è un problema. E allora, la vera scommessa sui giovani, chiudo, l'ho fatta lunga, scusate. Si stanno sbracciando lì. Sì, sì, va via, infatti, ma l'ho fatta almeno, non mi fai più domande sul livello politico nazionale. No, continuiamo a discutere. L'ultima, sì. Finisco su questo. Io non credo ai giovani disimpegnati. È vero, amano la cultura dell'immagine, certo, però penso alla bellezza. Il direttore ieri o ieri l'altro ha fatto un colloquio molto interessante su questo, la fotografia, l'immagine, la bellezza anche di alcuni strumenti, penso a Instagram, alcuni fenomeni nuovi che ci sono. Sicuramente sì, i giovani hanno desiderio di novità, ma non è vero che i ragazzi di oggi rifiutano la politica. E quando non prendiamo il loro voto, come è accaduto in alcune città, anche in questo passaggio, la colpa non è loro, la colpa è nostra, mia per primi. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che il messaggio che possiamo dare ai ragazzi di oggi deve essere quello di rinnovare la grande idealità che tu, direttore, ben conosci e che spesso hai richiamato nei tuoi articoli. Noi dobbiamo portarli a Ventotene a fare i corsi di formazione, ragazzi. Se non siamo bravi e gli consentiamo di innamorarsi delle idee populiste e antieuropee, non è colpa dei giovani, è colpa nostra che stiamo sbagliando. Ecco, impegniamoci, noi del PD in primis, a migliorare e a parlare con queste persone, perché sono il nostro futuro e io non li voglio lasciare in mano a chi odia l'Europa, cioè odia se stesso. L'ultima domanda, perché il tempo è finito, quindi. Purtroppo è però, finito, dobbiamo andare. Purtroppo c'è un'ultima domanda, non so se vuole scappare, però io, una anche, soprattutto al direttore, deve fare. Il referendum costituzionale, quello di ottobre. Ecco, questa è una bella domanda. Ecco. Se passa il no, oltre a far cadere il governo, cosa succede? No, io dico, sarò breve. Il fatto che Renzi comandi, come si dice poi, c'ha una sua squadretta, ma insomma, comandi da solo, per molto tempo io, come giornalista, scrivevo che era una vergogna, che non ero affatto d'accordo. Recentemente, da questo punto di vista sono diventato io renziano, con le complessità che ci sono attualmente, il capo del governo comanda da solo, poi c'ha i suoi
collaboratori, ma sono persone fedeli, sono persone devote, possibilmente competenti, ma insomma lui comanda da solo. E io ho capito, scusate, io ho capito che in tutti i paesi importanti del mondo, a questo punto, in una società globale estremamente complessa, il capo comanda da solo. E quindi ho detto, va bene, comanda da solo. Il fatto che lui voglia cambiare la Costituzione e di fatto abolire il Senato, perché se no, adesso stiamo a parlare che però il Senato ha diritto entro 15 giorni di dare un parere alla Camera, insomma è meglio che lo abolisci del tutto, lo chiami Senato, continua a chiamarlo Senato e diventa un ente territoriale che si occupa del territorio. Punto. Io sono favorevole ad un sistema monocamerale, cioè c'è una Camera, però scusate, abbiamo poco tempo, sta passando, quindi monocamerale. Naturalmente questa Camera deve essere una Camera eletta liberamente. Questa attuale, nella legge di elettorale... Il Porcellum. No, l'Italicum sta dicendo. L'Italicum. Nella legge elettorale attuale, questa Camera è in gran parte, in parte, diciamo, nominata. Perché i capi sono nominati, si possono presentare, non mi ricordo se in due o tre sezioni, se loro si presentano lasciano scoperta una sezione, c'è un altro capo che pure quello è nominato, insomma, parliamoci chiari, questa Camera è una Camera tua. Allora, io sono per votare no al referendum. Ma perché? Ma perché voto no al referendum? Io voterei sì al referendum. Qualora però la legge elettorale venisse cambiata. E ho proposto più volte, di adottare niente meno quella che allora fu chiamata legge truffa. Pensate, era la legge che propose De Gasperi nel 1953 e diceva, se un partito, una lista, prende il 50,1 voto, cioè la maggioranza assoluta, ma per un voto, o per 10 voti, o per 15 voti, se quelli hanno l'influenza, il raffreddore, va in minoranza, allora scatta il premio. Cioè il premio scatta se tu hai preso il 50,1. Allora c'è un premio che assicura la continuità. Ecco. Allora, se tu cambi la legge elettorale, io voto sì al referendum. Ho finito. Ma se invece non la cambi, io voto no. E voto no perché la legge così com'è
ti rende padrone del campo. E allora tu per 15 anni diventi padrone del campo. E questo non va bene, insomma, padrone di un pezzo di campo, ma con dei contropoteri, delle controforze. E c'hai una legge elettorale che niente meno fu definita truffa a quell'epoca e dava un premio a chi prendeva il 50+1, ma adottala questa legge, allora ti voto. Ecco. Intanto mi fa piacere poterne discutere così tranquillamente, senza i toni che invece sono stati utilizzati da altri in modo apocalittico. Sono su molte questioni in radicale dissenso, direttore, e su altre però mi sento, come dire, molto rinfrancato dalle tue parole, perché nel dettaglio noi possiamo discutere, ora non credo ci sia spazio per fare per tutto. Uno, se uno mi dice che voglio governare l'Italia per 15 anni lo querelo, nel senso che io penso che se andiamo verso un sistema di responsabilità, al massimo uno possa fare due mandati come Presidente del Consiglio, come accade negli Stati Uniti e in altri paesi. E io per me, personalmente lo dico, e sarei pronto a firmare una qualsiasi proposta di legge che vada in questa direzione. Cioè, proprio per i motivi che vengono detti, chi governa, che ne pensasse la buon'anima di Andreotti, si logora. Smettiamo di pensare che si possa e si debba far politica tutta la vita. Uno non fa il rottamatore per caso. Io penso che al massimo ci debbano essere due mandati. Secondo punto. Mi pare che sulla riforma costituzionale tu abbia meno resistenze di quello che avevo capito. C'è un tema di, chiamiamolo così, combinato disposto con la legge elettorale. Sì. Anch'io avrei preferito un sistema diverso del Senato. Ma siccome non sono il padrone dell'Italia, la legge che è venuta fuori da sei letture, vedo qui il presidente dei senatori del PD, Luigi Zanda, che potrebbe entrare nel dettaglio dei vari passaggi che ci sono stati, è una legge che ha dovuto cercare una maggioranza difficilissima da trovare. La dico un po' alla Fiorentina, se era facile l'aveva già fatto qualcun altro. Allora, no, però perdonatemi. Qual è il punto? Noi abbiamo fatto sei letture parlamentari. Io sono partito dalla mia proposta, l'avevo lanciata, di mettere i sindaci al Senato. Mi hanno bocciata prima ancora di entrare in Consiglio dei Ministri. Cioè il grande uomo padrone dell'Italia non riesce a portare la sua proposta non in Parlamento, in Consiglio dei Ministri. Siamo arrivati a una proposta che è molto saggia e molto di buon senso. È una riforma che non tocca i poteri del Presidente del Consiglio. Aggiungo che con questa riforma il Presidente del Consiglio italiano rimane l'unico capo di governo della storia occidentale che non ha neanche il potere di cambiare un ministro. Tutto ciò che sta nella competenza del Presidente del Consiglio si deve alla sua forza, alla sua autorevolezza, perché io formalmente non posso cambiare neanche un ministro. O il ministro si dimette da solo, o io devo andare a dimettermi io, far partire la crisi di governo, fare le consultazioni e forse mi ridà l'incarico. Questo è come funziona l'Italia oggi. E noi non cambiamo l'articolo 95 della Costituzione che disciplina il governo. Noi diciamo soltanto due cose essenzialmente, in realtà ce ne sono altre. Uno, la fiducia la dà soltanto la Camera e non il Senato. E questo credo che sia un punto, mi pare di capire, che tu condivida. Sì. È importante, è una tesi storica. Se la Camera... Ora ci arrivo, scusami, viene libera. Letta. Sì, sì, ma io su questo punto la Camera vorrei dimostrare con i numeri, ma è tardi, che... Ma ci arrivo tra un minuto. Primo punto, il referendum è, volete che sia Camera e Senato a dare la fiducia o no? E su questo bisogna che ti dica una cosa, direttore. Se per caso va a finire che rimane Camera e Senato con due sistemi elettorali diversi, con due elettorati diversi, perché al Senato non votano dai 18 ai 25 anni, quella generazione a cui tu facevi riferimento prima, e che è comunque importante perché cambia il risultato lo cambia, l'elettorato, la legge elettorale che è diversa, Camera e Senato è diversa, tu hai due maggioranze diverse. Se hai due maggioranze diverse, qual è il problema? Ti tocca fare le larghe intese di inciuci.
Mi avete detto per una vita che non dovevo fare il governo di larghe intese, di inciuci, tutti i giorni mi parlano di Verdini, tutti i giorni mi parlano di mezzo mondo? Vi dico io, c'è un modo unico per evitare di fare i governi di larghe intese: vincere le elezioni con un partito che si presenta da solo e senza tanti partitini accanto, che è il disegno di Walter Veltroni, oh, il partito a vocazione maggioritaria. Allora, Tito, per essere chiari, non è che io vado a casa e basta, perché lo confermo, vado a casa se il referendum vota no. Perché? Perché non sono adatto a fare un altro giro cercando di rimettere insieme storie diverse. Non ce la faccio, io non sono adatto a fare questo lavoro qui. La politica non fa per me, evidentemente. Il punto vero è che se passa il no, l'Italia diventa ingovernabile. Questo è il punto che a me lascia perplesso del tuo ragionamento, poi ci arrivo però alla parte sulla legge elettorale. Cioè, se passa il no, ci sarà sempre una larga intesa, un inciucio, un accordo, non ci sarà mai la possibilità per un partito di vincere. Certo, c'è il rischio che vinca la destra, c'è il rischio che vinca 5 Stelle, ma lì dipende dalla qualità della buona politica. E se noi blocchiamo le riforme, in Europa non ci fila più nessuno. Ma anche se ci filassero in Europa, che non ci fila più nessuno, io non ci starei, perché io sogno, a differenza di quello che mi viene detto, io sono autenticamente un sostenitore dell'alternanza. Io non sono uno che vuole le alleanze. Io vorrei un sistema in cui il PD fa il PD, se vince governa senza parlare male degli altri, se perde fa opposizione preparandosi a governare. Altro che partito della nazione. Il partito della nazione, per come l'avevamo immaginato noi, era un testo di Alfredo Reichlin sull'unità del 26 maggio del 2014. Altra storia. Vengo però alla questione vera. Quindi su questo punto mi pare che naturalmente ci sono dei limiti in questa riforma. Io te li riconosco. A me sarebbe piaciuto avere delle modalità anche più semplici, l'articolo 70 della Costituzione. Ma da dove si era partiti e per come siamo arrivati è un passo in avanti gigantesco. Vengo alla legge elettorale. Anche lì. La legge elettorale si fa con le maggioranze che si trovano. Partiamo dal Porcellum, che poi viene bocciato dalla Corte Costituzionale e diventa il cosiddetto, scusate la sintesi, Consultellum, cioè sostanzialmente un proporzionale puro, prima Repubblica. Se c'è il proporzionale puro, con un sistema tripolare devi fare per forza gli accordi. Noi abbiamo vinto mettendo il ballottaggio. È chiaro che col ballottaggio rischi, lo vediamo anche a livello locale, ma il ballottaggio è uno strumento fantastico, perché ti consente di avere un vincitore, il modello direi più simile forse a quello francese, con alcune differenze, dove se vince Hollande per 5 anni governa Hollande, se vince Chirac o Sarkozy governano loro. Questo è il punto di forza della legge elettorale. Dice il direttore: dovresti mettere il premio di maggioranza non al 40% come oggi, e poi c'è l'altro tema dei nominati, che è il punto più forte, mi sembra, della tua contestazione. Sul tema del 40-50% abbiamo ottenuto quel punto di caduta lì. È vero però che se uno non ottiene il 40% al primo turno, va comunque al ballottaggio, a quel punto il premio di maggioranza scatta col 50+1, cioè essendo soltanto due. È evidente che a quel punto il premio, quindi sì, non è la stessa cosa, tu c'hai il premio, per intendersi, 2013, Bersani, Berlusconi, Grillo, nessuno avrebbe ottenuto il premio di maggioranza, saremmo andati a un ballottaggio Bersani-Berlusconi. Io credo che a quel punto avrebbe vinto Bersani. Fatto sta che il sistema, noi abbiamo dato con il Porcellum un premio di maggioranza al centro-sinistra di diverse decine di parlamentari, con il 29%, quindi altro che truffa, che legge truffa. Quindi considero il ballottaggio un passo in avanti straordinario. Vengo però al punto finale, non condivido l'analisi del direttore, pur non essendo uno innamorato di questa legge elettorale, io avrei preferito il Mattarellum, con strumenti per garantire la vittoria, però poteva andare bene tutto. L'elemento chiave di conclusione è che noi dividiamo il paese in 100 collegi. Il partito, diciamo che vinciamo noi come PD,
quindi come tu dici, no, fai il padrone per... Facciamo conto che noi alle prossime elezioni vinciamo, speriamo. Se vinciamo, noi prendiamo 340 deputati. Sia che vinciamo col 40% al primo, col 41% al primo turno, o che vinciamo al ballottaggio con il 50+1 del secondo turno. Prendiamo 340 deputati. Di questi, al massimo 100, i capolista, sono individuati come erano nei collegi del Mattarello. Se io mi candido capolista a Firenze, passo. Ma gli altri 4 che passano nel collegio di Firenze, o 3, sono eletti con le preferenze. Quindi il rapporto è, ammesso che tu non abbia le candidature multiple, cioè Bersani l'altra volta si è candidato a Milano e a Palermo, se il segretario si candida in 3 posti, io sarei contrario a farlo candidare in più di un collegio. Ma diciamo che si può, in quel caso non passa uno nominato, passa uno che prende le preferenze. E voi con la scheda decidete chi eleggere, ci sono 6-8 nomi, e scegliete chi eleggere, tra l'altro donna uomo. Allora, c'è una parte di persone che viene indicata dalla segreteria del partito? Sì, è minore, molto minore, non soltanto del passato, ma anche dei collegi uninominali. Oh, ma noi, D'Alema ci ha mandato Di Pietro in Mugello, e tutti noi a dire si vota, si vota, si vota, ve lo ricordate come andò quella volta? No, chi applaude, c'è qualche parente di Di Pietro in sala, no. Allora, trovo, direttore, che non mi posso permettere di dire di ripensarci, però forse anche noi abbiamo molto alzato il tono nella discussione referendaria. Io per primo. L'ho detto perché lo penso. L'ho detto perché penso che se tu sei stato chiamato da Napolitano a fare il governo e dal Parlamento a fare il governo e poi le riforme ti vanno male, come minimo devi andare a casa e nasconderti, come minimo. Io credo all'etica della responsabilità, non sono qui per fare politica tutta la vita, ma se per caso noi possiamo riportare adesso la discussione, come spero, sul merito, vi invito a riflettere. L'alternativa al sì, cioè il no, non provoca semplicemente un cambio di governo, provoca, secondo me, l'ingovernabilità, e una riforma costituzionale dura 30 anni, la legge elettorale molto meno. Quindi penso, direttore, che da qui al 2, 9, 16 ottobre sarebbe molto bello, magari facciamo un altro incontro, se tu almeno ci ripensassi. No, ma io, scusa, l'ultima cosa che volevo dire. La Democrazia Cristiana di De Gasperi, quella lì, non arrivò al 50+1, prese il 48, con dentro dei partiti minori, che a volte c'erano, a volte se ne andavano, ma insomma, con la proporzionale pura, la DC governò il paese per 30 anni. Poi a un certo punto doveste fare un accordo con i socialisti di Nenni che avevano rotto con i comunisti. E io mi ricordo ancora il congresso a cui questo avvenne, perché io sono molto vecchio, come tu sai, quindi potrei essere il tuo bisnonno quasi. Allora, Moro parlò 4 ore, poi disse adesso mi siedo perché devo ancora parlare per convincervi e parlo seduto. E parlò altre 2 ore, mise 6 ore per convincerli a che cosa? A fare un'alleanza con i socialisti nel governo. I socialisti chiedevano la nazionalizzazione dell'industria elettrica, che gli fu data. Poi chiedevano la nominatività dei titoli, che non gli fu data. E poi chiedevano l'urbanizzazione dei terreni tipo compravano i terreni agricoli e poi li rivendevano quando c'erano i palazzinari, questa era la cosa. Ma e quella gli fu data notoriamente. Sì, ecco, ma governò
trent'anni con la proporzionale pura, hai capito? Quindi, allora, quello che tu vorresti, tu dici sì, poi facciamo il referendum, se prendo il 40 va bene, se prendo il 39 faccio la lotta con il secondo. Chi sarà il secondo? La destra? Ne dubito. Grillo? È possibile. E comunque, sia la destra sia Grillo, metti che tu perdi, e noi ci abbiamo Grillo. Facci un pensiero su questo, perché io voto no. Se tu non cambi la legge elettorale, io voto no. Lo finisco, no. Risponda. E poi si va via. Brevissimamente, perché sennò mi sparano. Che è anche una bella scena, l'importante è che non sbaglino mira. No, è una bella notizia, però, sono da lontano. Però lei mi sta accanto. No, difendevo Scanfari. finisco rapidissimamente. Direttore, se vince Grillo è perché prende un voto in più. Quindi se vince Grillo è per colpa nostra. E comunque Grillo non vince perché noi siamo più credibili, se siamo bravi. L'idea di avere una legge elettorale che blocchi, secondo me non funziona. Però, siccome credo che sia stata una discussione di cui ti voglio ringraziare, perché molto, anche, come dire, per me interessante, almeno per me, c'è un punto sul quale marco una distanza profonda, proprio sulla storia della DC e della Prima Repubblica. Noi siamo al 70° anno di questo nostro meraviglioso paese della Repubblica. Noi siamo al governo numero 63 su 70. E il mio governo, il governo che io presiedo, che è un bel governo, non ha la squadretta. Lasciatevelo dire, noi stiamo portando tanta gente di qualità e il giudizio un po' tranchant sulle persone che stanno, io ho fatto alcuni nomi, potrei farne altri, non lo posso accettare perché penso che le persone, molte delle persone che fanno parte del governo o dei miei collaboratori, quelli che ci saranno, penso a Diego Piacentini sull'innovazione, sono più bravi di me e mi dicono le cose in faccia. Poi non le dicono sui giornali, ma io me le sento dire dai miei, dal giro stretto, costantemente. Perché lo voglio dire per onore di verità, ma non è questo il punto. 70 anni di storia repubblicana, direttore. Tu la conosci meglio di me, ovviamente, l'hai vissuta. 63 governi. Nessuno ha fatto come noi. Un governo in Italia dura un anno e un mese di media. Il mio governo è il numero 6 come longevità. Il sesto su 63. E a me sembra di essere arrivato ora, figurati. Che cosa significa? Significa che il sistema proporzionale che tu prima ci stavi evocando e più in generale il sistema degli accordi non dà stabilità e possibilità di governo al paese. Un governo dura come un gatto in autostrada. Allora, poi noi rifletteremo su tutto, come ovvio che sia, ma io sono affezionato all'idea della democrazia per cui un governo dura 5 anni, vince il governo che prende più voti, anche se, cioè, va a governare chi prende più voti, senza fare grandi accordi dopo, ma presentandosi prima con un programma chiaro, e quel governo governa per 5 anni. Se poi non è capace, a casa. È altro che potere lungo per tanti anni, al massimo 2 mandati, e poi ci fai il piacere di occuparti di altro nella vita. Questa è la mia tesi. Mi rendo conto che non è una tesi forse maggioritaria nel ceto politico. Io scommetto che sia una tesi maggioritaria tra i cittadini che vogliono stabilità e soprattutto chiarezza. Votano Grillo? Si prendano Grillo. Se voi votate la Raggi, vi tenete la Raggi. Non è un problema, perlomeno. Per noi non lo sarà. Non è un problema se si prende Roma. È un problema, ma comunque si prende Roma. Ma se si prende il governo del paese con quella legge elettorale, la cosa è un po' diversa. Abbiamo opinioni diverse. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio.
E grazie a Eugenio Scalfari. Grazie mille.